sola testa. Ecco perché è importante avere una troupe che sia affiatata. Ecco perché quando un regista trova una troupe di cui si fida, difficilmente se ne libererà. Perché una volta che trovo la mia costumista, cioè la persona che subito riesce a capire che tipo di costumi voglio, riesce a tradurre in qualche modo in costumi perfetti per la situazione la mia idea, io non la mollo più. Idem per quanto riguarda il fonico, per quanto riguarda i macchinisti, eccetera, eccetera. È una squadra. È una squadra dove in realtà non ci devono essere persone più importanti delle altre. Bisogna lavorare insieme affinché alla fine venga fuori il film al meglio. Questo è il segreto di fare cinema in maniera professionale. Senza individualismi. Ovviamente più ne capisce il regista, meglio è. Se io ne capisco di costumi o ne capisco di trucco, non mi fido ciecamente di una persona, ma capisco quello che sta facendo. È ovvio che delego a lei o delego a lui perché so che è un professionista e farà al meglio il suo lavoro, ma non alla cieca, cioè capisco quello che sta facendo. Chiaro quello che voglio dire? Se io so che la scenografa, so come funziona il lavoro della scenografa, ovviamente la scenografa mi scusami se ti indico quando parlo No, di ruoli vabbè. femminili, però ci capiamo. Oggi sono diventato donna, Sì, va bene. la mia valletta. E, quindi nel momento in cui io delego alla costumista totalmente il mio lavoro, mi sto alla cieca fidando di questa persona qua, che magari è bravissima, ma se ne capisco pure, posso dire la mia, posso intervenire, dire la mia idea, con cognizione di causa. Ecco perché il regista più o meno dovrebbe capire un po' di tutto, ma poi lasciare comunque fidarsi delle persone che lavorano con lui. Ovviamente è molto importante il lavoro con gli attori e facciamo un passo indietro sugli attori. Qualche domanda, ragazzi, io non voglio annoiarvi. Quando vi va di interrompermi, di parlare, di scambiare No, a qualche idea, proposito interrompetemi. delle persone con cui bisogna lavorare, della troupe, no? Quanto la produzione incide sulla scelta? Cioè, è solo il regista che decide o c'è anche la produzione che spinge per magari usare... Questa è una bella domanda e la mia risposta è dipende. Se sei fortunato, trovi una produzione che ti rispetta, che si fida di te e quindi cerca di imporre il meno possibile le proprie idee. Se ti va male, invece, trovi la produzione che magari ti impone un attore o ti può imporre un ruolo. Nella migliore delle ipotesi, te la impone perché si fida di questo attore e sa che è il meglio per il film, nella migliore delle ipotesi. Se ti va proprio male, magari ti trovi il tronista perché, che ne Esatto. so, deve lavorare. Infatti era A me questo non è il mai punto. capitato, No, sinceramente, questo è per il punto, perché fortuna. magari parlavamo Però prima, dipende, dipende. per esempio di crisi, di costi, eccetera, eccetera, no? Se per esempio lei usa che so, un attore, un costumista che mi costa 5, la produzione dice no, usa questo che mi costa 3. Però Ecco. dipende, O c'è il cioè, caso è un po' effettivo che è come se compri una può macchina, succedere cioè tu o no? non è che dici voglio una macchina da 5.000 euro, vuoi capire che macchina è, Certo. quindi perché costa 5.000 una scenografa e l'altra costa 3.000? Cioè cosa fa in più quella da 5.000? È brutto ragionare in Sì, questo modo qua, però cioè in però termini ecco, proprio nudi e crudi, può succedere una situazione del genere o è per al quanto limite? riguarda i ruoli, il cast, parliamo di quello tecnico. È un po' più complicato, cioè è un po' più difficile che la produzione ti imponga qualcosa, più difficile. Per quanto riguarda invece gli attori, sia per un discorso proprio commerciale, perché magari ti dicono no, metti, che ne so, Tizio perché poi ti assicura che al botteghino ci vanno più persone, quindi purtroppo devi ingoiare amaro, devi buttar giù. Star male, però sai che comunque quell'attore, per quanto non è bravo quanto l'altro, però ti porta più persone al cinema e quindi magari ci fai un pensierino o ti viene imposto e quindi non puoi dire nulla. A me non è mai capitato, ho sempre per fortuna lavorato con chi volevo lavorare, quindi mi hanno sempre rispettato fino ad ora, poi Ci si vedrà. potrebbe essere un caso, quindi. Non lo Non si so, sa. dipende sempre, diciamo che dipende. Ok. Diciamo che la produzione dovrebbero tutti quanti insieme, tutti quelli che lavorano un film, dovrebbero sempre avere in mente il bene del film. Quella dovrebbe essere, diciamo, in qualche modo Certo. la Cioè il stella target polare, proprio. cioè il fatto di fare il meglio per il film. Quella dovrebbe essere proprio la base.
Quindi qualunque tipo di scelta, anche dolorosa, dovrebbe essere fatta per il bene del film. Dicevo, facciamo un attimo un passo indietro per quanto riguarda gli attori, che ovviamente non vi dico neanche, è stupido dirvi, ma gli attori sono veramente fondamentali per un film. Forse sono una delle cose più fondamentali, più importanti per un film. In che modo si trovano gli attori? Anche lì c'è una persona che si chiama casting director che fa lo spoglio della sceneggiatura, capisce quali e quanti attori servano, quali personaggi, e quindi magari io leggendo qui capisco che mi serve un attore di 20 anni biondo con gli occhi azzurri, un attore di 40 anni calvo, che ne so, con viso spigoloso, viso molto duro, una donna molto bella di 40 anni e così via, un bambino molto dolce, con i tratti molto dolci, che ne so, di 5 anni, di 7 anni. Una volta stilata questa lista, questo elenco di attori, comincia il lavoro. Ovviamente vedete come ognuno, ogni reparto ha il suo lavoro che non interferisce con quello dell'altro e va poi coordinato da una persona. Quindi il casting director con i suoi assistenti, che cosa fa? Contatta magari le varie agenzie e dice: hai per caso attori, agenzie di attori, hai per caso attori biondi con gli occhi azzurri di 20 anni? E l'agenzia dice: guarda, ne ho 5, ok, me li mandi? Si organizzano i provini. Arrivano al casting 5 attori biondi con gli occhi azzurri. Ovviamente il casting director, con uno stralcio della sceneggiatura, prova a fargli dire qualche battuta per capire come interpreta il personaggio. Dopodiché fa un video, lo fa vedere al regista. Già il casting director fa una scrematura. Se vede che un attore è negato, non ci azzecca niente col ruolo, non glielo fa manco vedere al regista, non gli fa perdere tempo. Se invece vede due attori, entrambi bravi, su cui è indecisa, magari li fa vedere entrambi, ok? Al regista. E poi ovviamente la parola finale spetta sempre al regista, nella migliore delle ipotesi. A volte spetta anche al produttore, a volte capita. Ovviamente capita di fare anche, raramente, ma capita di fare anche i provini di massa. Magari c'è un ruolo che non riesco a trovare tra gli attori noti, voglio una persona sconosciuta e quindi raramente, ma capita, faccio provini a, che ne so, a più persone possibili perché voglio una persona sconosciuta e quindi può capitare anche questa cosa qui. Si cercano i figuranti, si capisce quante comparse vanno posizionate in una scena, si fa un lavoro per comprendere veramente per filo e per segno. Che cosa serve per fare questo film? Cioè, vedete che non è andare su un set, spingere rec e girare, ma c'è un lavoro dietro, veramente di giorni, di settimane, dove ci lavorano decine di persone, le famose persone che dicevo oggi, che vi consiglio di notare sempre nei titoli di coda dei film, per rispetto, perché volete fare questo mestiere qua, e perché è interessante comunque vedere quante persone ci lavorano. Domande? Sì, stiamo un po' accennando alla produzione. Sì, diciamo che la sceneggiatura l'abbiamo un po' vista così in maniera molto veloce, nelle fasi importanti, poi accenderemo a qualcos'altro della sceneggiatura, più che altro per quanto riguarda la struttura, però andiamo avanti con la produzione. Una volta terminato la fase di shooting, terminata la fase di shooting, io vi do un consiglio sempre: rivedere sempre quello che avete girato, cioè rivedere, si dice, i giornalieri. Perché? Perché una cosa è che io stamattina ho girato una scena, vado a casa, me la rivedo e mi rendo conto, cavolo, che c'è una cosa che è venuta male o che non funziona. Sto sul set, cerco in qualche modo il giorno dopo di recuperarla. E se me ne accorgo quando ho finito di girare, devo riconvocare tutti quanti, devo rinoleggiare la macchina presa, i gruppi elettrogeni, le luci, bla bla bla, tutti i soldi in più che se ne vanno. Quindi se io per tempo mi rendo conto che una cosa è venuta male, all'istante la rigiro, cioè in qualche modo ovvio a quell'inconveniente. Ancora meglio, se potete, vi consiglio di avere sul set il montatore, perché che succede? Il montatore subito, in tempo reale, ha il girato, prova addirittura a montarlo e vi dice: guarda che questa scena qua non funziona, manca qualcosa, perché
non si attacca, questa qua è sbagliata come è girata, e all'istante possiamo porvi rimedio. Ma se capita dopo, immaginate ragazzi, sempre su vasta scala, immaginate che ne so, Harry Potter, o immaginate Il Signore degli Anelli, la scena dell'invasione degli orchi, avete visto quando sono tutti quanti gli orchi, tutte quante le comparse, migliaia di comparse, magari elefanti, che ne so, centinaia di persone coinvolte. Mi rendo conto che non si è impressionata la pellicola, dico una cosa assurda, che non è venuta fuori la scena. Me ne rendo conto quando ho finito di girare. Che faccio? Riconvoco migliaia di persone sul set. Come? Digitale. E vabbè, ma costa. A parte che bisogna vedere se si può fare, ma costa. Invece la cosa più facile è che me ne rendo conto subito e la rigiro al volo. Ovviamente girare l'orda di orchi è un po' più complicato, però almeno sono ancora in tempo. Se me ne rendo conto dopo, sono spacciato. Una volta terminato il discorso dello shooting, quindi le riprese, passo alla terza fase, che è la fase conclusiva. Intanto per molte figure professionali il lavoro finisce, ad esempio penso alla costumista o alla truccatrice o alla scenografa, il lavoro finisce con l'ultimo giorno di riprese. Ok? Mentre per molte figure professionali il lavoro comincia dopo l'ultimo giorno di riprese. Per esempio il montatore. Vedremo poi più avanti il lavoro del montaggio, ma il montatore, per esempio il fonico di mix, il rumorista, chi si occupa di effetti speciali o di computer grafica, che ne so, il musicista che farà la colonna sonora, tutte queste persone qua cominceranno a lavorare nel momento in cui il film sarà, la fase di produzione, di shooting, sarà terminata, ok? Una volta che cominciano a lavorarci queste persone qua, si passa nella terza fase, la post-produzione, ok? Ovviamente cominciano a lavorarci anche chi si occupa di marketing, cominciano a pensare, che ne so, alle locandine del film, a sviluppare un trailer, a capire un attimino come distribuire il film, in quante sale, in che modo, cominciano a far uscire magari articoli di giornale, eccetera, eccetera. Una domanda. Hai citato il musicista che poi si occupa della colonna sonora. Uh-huh. Dico, oggi, al momento, è comunque un lavoro che comincia nella fase di post-produzione dopo lo shooting? Dipende. Oppure è creativo sino al punto da considerarlo già in fase di soggetto? Ovviamente anche in questo caso dipende. Ad esempio, se il musicista è una persona di fiducia, è una persona con cui collabori da sempre, io una cosa che preferisco fare è farlo in qualche modo diventare parte integrante del lavoro. E quindi, per esempio, già mi piace fargli leggere la sceneggiatura, cominciare in qualche modo a suggestionare, cominciare a capire, a farlo entrare nel lavoro. Oppure una seconda possibilità può essere quella di tenerlo all'oscuro di tutto e fargli vedere in maniera direttamente le immagini. Non c'è una regola, non c'è una regola precisa. Dipende da persona a persona, dipende dal tuo metodo di lavoro. Io, per esempio, ripeto, mi piace in qualche modo già coinvolgere da prima e far capire quello che sto facendo, in modo che già comunque il musicista, leggendo magari la sceneggiatura, comincia a capire di che si tratta e a pensare a qualche idea, a qualche tema, a qualche proposta, che poi magari sarà completamente diversa da quello che verrà dopo, però comunque comincia in qualche modo a lavorarci. Ovviamente devi pagarlo per più tempo anche. Ovviamente il musicista è un altro... Sì, più che un reparto, non è un reparto, il reparto si intende più persone insieme come reparto. Un reparto, per esempio, la scenografa, l'attrezzista, l'assistente, oppure che so, la costumista, l'assistente, l'aiuto costumista, eccetera, eccetera. Quelli sono i reparti, comprendono più persone. Se il musicista ci lavora da solo, non è un reparto, è una persona. Altre domande? Sento che vuoi fare una domanda. Mi è arrivato proprio... Non ce l'hai? Ha detto non solo una domanda, ne vuole per dire. No, non ce l'ha, non ce l'ha. Ah, non ce l'ha, scusa. Non facciamo domande obbligate.
Qualche cosa su cui volete un attimino che mi soffermi in particolare, o qualcosa che mi ha incuriosito? Sapevate queste cose qui? Le conoscevate? In linea di massima? Diciamo che quando si va al cinema non si sa quello che c'è dietro un film, quanto lavoro c'è dietro, tranne gli addetti ai lavori, ma chi guarda un film, uno spettatore, di solito non sa quello che c'è dietro un film. Non si sa quello che c'è, quello che è avvenuto affinché quel film arrivasse nelle sale. Si dà un po' per scontato che sia quasi nato da solo il film, no? Che sia, si sia sviluppato sullo schermo, che ne so. Invece c'è tantissimo lavoro dietro. Certo. Diciamo che la cosa bella del cinema, quella che a me piace, è che in qualche modo racchiude un po' tutte quante le arti. Fateci caso. Cioè nel cinema c'è la letteratura, perché comunque prendi una sceneggiatura, in realtà è come se fosse un'opera letteraria. C'è la musica, c'è la pittura, c'è la fotografia, c'è, che ne so, c'è la scultura, c'è l'architettura, c'è veramente tutto. È un contenitore, un film, che racchiude un po' tutte le arti. Questa è la cosa bella che a me piace molto del cinema. Che vi consiglio di guardare sempre in lingua originale, se potete. Specialmente per chi vuole fare l'attore o per chi ama le interpretazioni. Io dico sempre, immaginate un film di Totò visto in doppiato in tedesco. Immaginatelo. Vi viene da ridere perché non è immaginabile. Allo stesso modo, immaginate un attore come De Niro, per esempio, doppiato quanto perda. Per quanto sono Abbiamo molto tre bravi i doppiatori, doppiatori così. sono bravissimi, però magari anche un doppiatore tedesco che doppia Totò è bravissimo, però Totò è Totò. Non ha anche il senso delle frasi, a volte cambia. E certo, È un infatti. simbolismo, per esempio, l'inglese o l'americano, e comunque lo devi adattare all'italiano. Che molte Certo. battute dei comici britannici non le capiscono. Assolutamente. Infatti per questo vi consiglio, Invece chiama sì, il cinema. è vero, Per sì. chi ama il cinema vi consiglio vivamente di guardarlo in lingua originale. Vi faccio vedere, giusto così per rompere la monotonia di una persona che parla e gli altri che ascoltano, vi faccio vedere qualcosina, vediamo se becco qualcosa. C'è una clip che vi fa vedere una troupe cinematografica. Quanto ho di tempo ancora? Io perdo il... 50 minuti. Ah, ok. Allora. Ci sono le 17:30. Forse qui. Ma attenzione, dipende da che tipo di effetti speciali. Cioè, se parliamo di computer grafica è un conto, se parliamo di effetti speciali, che ne so, tipo di un attore che viene collegato a una carrucola e si butta giù da un palazzo con questa carrucola, cioè che tipo di effetti speciali dici? Perché quelli in computer grafica vengono elaborati. Sì, diciamo che la computer grafica non è che si usa per qualunque cosa, cioè si usa quando serve, sempre il discorso è sempre economico. Se io pago di meno uno stuntman, ovviamente prendo uno stuntman, a parte il fatto che non è che con la computer grafica faccio un uomo che fa la capriola, cioè per quale motivo devo? È molto complicato fare una cosa del genere, cioè non vale la pena fare una cosa, ormai tutto si può fare con la computer grafica, ma non mi conviene, non mi serve, preferisco molto di più avere una persona in carne e ossa che faccia una capriola. Pensavo per i casting di le attrici di Kill Bill che si muovono anche in maniera, cioè nell'aria, quindi insomma Ma quella non è computer grafica, però attenzione. Quelli sono diciamo, più effetti speciali. Sono comunque intanto stuntmen, sono comunque persone preparate a fare quel tipo di movimenti. E semplicemente vengono coadiuvati con un esperto che magari, che ne so, appunto, le lega delle carrucole e sembra che poi volino nell'aria, che si... Il compositing, Sì, più... unire la realtà ad immagini Sì. comunque. Magari viene cancellato un cavetto che tira la persona, che
e ti sembra che la persona vola o che ha un cazzotto e fa un movimento particolare, però non è computer grafica quello. Ok, che cos'altro? Vediamo qualcos'altro, giusto così per rompere la monotonia. Ad esempio, oggi abbiamo parlato anche di storia del cinema, di storia del cinema. Ad esempio, guardate in questo caso qua, no, ho sbagliato l'applicazione. Allora. Che è successo? Si lascia anche guidare da quelle che sono, diciamo, le caratteristiche dell'attore. Beh, sono entrambe le cose. Il regista intelligente ovviamente sceglie un attore anziché un altro perché sa che quell'attore ha determinate caratteristiche e quindi sa il regista intelligente che per intenderci, se io ho un leone non gli faccio fare che ne so, Oppure, il no, volevo dirti, volevo cavallo. chiederti, cioè, c'è Cerco di sfruttare al differenza tra... massimo le caratteristiche di un Tu attore. hai avuto la possibilità di lavorare sia in Italia, hai avuto la possibilità di lavorare all'estero. Quindi c'è un modo diverso, c'è una scuola diversa di attoriale, diciamo. Gli attori lavorano alla stessa maniera, gli americani, rispetto a quegli italiani, oppure sono effettivamente diversi. Diciamo che la cosa che cambia di molto è proprio la struttura che c'è dietro gli attori, perché in America gli attori già dalla scuola cominciano a conoscere il loro mestiere, cioè in America a scuola si fa recitazione, infatti quando io dicevo ai miei attori che in Italia non si studia recitazione a scuola, pensavano che credevano fosse uno scherzo, credevano che io li stessi prendendo in giro. E quindi se tu hai alle spalle comunque un sistema che in qualche modo incentiva la creatività, che ti prepara fin dalla scuola a tirar fuori quello che è dentro, a esprimerti da quel punto di vista, ovviamente sei agevolato. Per quanto riguarda il resto, io non voglio dire che l'attore americano è più bravo di quello italiano, c'è un tipo di preparazione diversa. Sicuramente l'attore americano è più preparato. Ad esempio l'attore americano sa conosce le inquadrature, sa come prendere la luce, conosce la tecnica, come posso dire, sa quello che sta facendo. Molte volte, non voglio generalizzare che ci sono attori bravissimi in Italia, ma mi capita di lavorare a volte con attori giovani che non sanno magari o se ne fregano di capire se li stai inquadrando in primo piano o che ne so, in figura intera, e invece deve importare all'attore una cosa del genere, perché cioè, si deve interessare a queste cose qui un attore, deve capire che tipo di inquadratura stai facendo, non può fregarsene un attore. Quindi da questo punto di vista qui sono molto più preparati. E anche dal punto di vista della preparazione ci sono molti casi in cui l'attore per fare un ruolo non gioca a far finta di essere quel personaggio lì, ma lo diventa proprio. Ti faccio l'esempio che ne so, di De Niro che per fare Taxi Driver ha guidato il taxi a New York, ha preso la licenza di guida per il taxi e l'ha guidato. Magari un attore più superficiale avrebbe detto: ok, devo fare il tassista, dammi la macchina e faccio il tassista. Invece uno studio dietro il personaggio, si cerca di diventare tassista, si cerca di diventare quel personaggio lì. Ripeto, non voglio dire che in Italia non avviene questo, è un pochino più. Capita un po' più di rado, capita un po' meno frequentemente. Ti potrei fare migliaia di esempi. Mi viene in mente Dustin Hoffman che per fare Rain Man ha vissuto con ragazzi autistici per settimane, cioè ha vissuto con loro per capire come vive un ragazzo autistico, che cosa pensa un ragazzo autistico, come si comporta e non semplicemente di tecnica fare un personaggio autistico. Questa è la differenza. Anche il film, che so, The Passion, che fecero in Italia, girarono in Italia tra Matera, Roma, quello di Mel Gibson, il protagonista, ad esempio, per settimane fece il falegname, cioè capì che cosa vuol dire, essere il suo personaggio. Ma ti potrei fare migliaia di esempi. In
In Italia sono un po' più rari esempi del genere, sono un pochino più rari. E si vede la differenza in alcuni casi. Diciamo che noi siamo un po', giochiamo un pochino più, ad esempio, anche sul girare il film. In America è tutto quanto molto rigido. Io ricordo, ad esempio, quando si trattava di, che ne so, di cambiare qualcosa. Ciao. Anche. Io ricordo in America, per esempio, quando si trattava di cambiare qualcosa, parlo di magari una battuta o di un oggetto di scena, di spostare un oggetto di scena, tutti andavano in tilt, cioè perché non, tutto deve essere metodico, tutto deve essere, come ti posso dire, andavano avvisati tutti quanti i reparti, ma ti parlo anche di cavolate, ti parlo anche di spostare un oggetto di scena, mentre in Italia, e questo a me piace, in Italia spesso e volentieri, anche all'ultimo momento, vuoi cambiare una cosa, la cambi con un po' meno problemi, dipende sempre, però in linea di massima diciamo che noi siamo un pochino più elastici da questo punto di vista qui. Invece in America, appena dicevi voglio cambiare questa cosa qui, ti guardavano tutti quanti, sai, ma che sta facendo? Perché sta cambiando? Ma riparte e dovevi avvisare magari 50 persone che stavi spostando una bottiglietta. Capito? Quindi un pochino meno elastici. A me piace molto di più, diciamo, essere un pochino più elastici da questo punto di vista qui, però Più creativi. ci sono, diciamo, ci sono pro e contro da ogni punto di vista. Quanto abbiamo ancora di tempo? 33 minuti. Ok, allora, torniamo un attimo alla sceneggiatura. Torniamo un attimo al discorso della sceneggiatura. E a come più o meno si struttura un racconto, vediamo se becco qualche cosa. Ciao. Allora, abbiamo parlato un po' della, per quanto riguarda la sceneggiatura, abbiamo parlato un po' della tecnica, della formattazione, di come si fa una sceneggiatura, ma meno dei contenuti. Vediamo un attimino invece per quanto riguarda il contenuto, la struttura di una sceneggiatura come è costituita. Si è visto nel tempo, bene o male, che tutte le sceneggiature in qualche modo rientrano in un archetipo, in una convenzione. Qual è questa convenzione? Questa qui, equilibrio, squilibrio, riequilibrio. Fateci caso, prendete un film che volete. Succede sempre questa cosa qui, che c'è una situazione di base, ok? Poi subentra, accade qualcosa che va a rompere quell'equilibrio iniziale, ok? Succede qualcosa che va a scombussolare quell'equilibrio iniziale. Da quel momento in poi succede una serie di accadimenti che vanno verso una situazione finale e un secondo equilibrio. Ok? C'è la parte finale, diciamo, dopo il climax, come si dice in sceneggiatura, dopo la risoluzione dei conflitti, succede che si ha un secondo equilibrio. Se ci fate caso, prendete qualunque storia ed è sempre così. C'è quindi equilibrio, squilibrio, equilibrio. Andiamo a vedere più nella fattispecie questa cosa. Allora, qui vabbè, molto tecnico, in ogni racconto è possibile ritrovare dei tratti comuni, ok? Delle strutture, appunto, che sono le stesse per ogni storia. Quali sono? Abbiamo un destinatore, vedete qui si legge? Abbiamo un destinatore che assegna a un soggetto, che qui chiama eroe, che è quello che ovviamente è il protagonista della storia. Assegna a un soggetto eroe il compito di conquistare un certo oggetto che ha un valore. Ovviamente, durante questo compito qua, che gli è assegnato, troverà praticamente il protagonista degli adiuvanti, che sono persone che gli faciliteranno il compito, e degli opponenti, che sono dei personaggi o delle situazioni che invece gli renderanno difficile il compito. Ok? Andiamo a vedere una situazione molto pratica. Perché mi è uscita questa roba? Ok. Dove sta? Ecco, facciamo un esempio. Una donna
che in questo caso è il destinatore destinatario, incarica un detective, che è il soggetto, che è il protagonista, di liberare il marito preso in ostaggio. Il marito che cosa rappresenta? L'oggetto, il valore, ok? È la missione da compiere, il marito da salvare, da liberare. Il detective si avvarrà dell'aiuto della polizia, che in questo caso, che cosa sarà la polizia? Sarà adiuvante, perché ovviamente agevolerà il compito del detective. Però dovrà vedersela con i criminali, che sono gli opponenti, ok? Che renderanno faticoso il compito dello sceneggiatore. Ma riuscirà ad avere la meglio grazie alla sua abilità e intelligenza, che sono adiuvanti. Quindi l'adiuvante non è solamente un personaggio, non è solamente qualcosa di fisico, ma è anche una caratteristica. È anche, infatti lo vediamo adesso qui. Ecco, non è in particolare un personaggio, ma può essere anche altro, appunto. Può essere un animale, può essere un oggetto, può essere un sentimento. Quindi se ad esempio il protagonista, pensiamo a un, che ne so, a Superman, se il protagonista ha un superpotere, quel superpotere è un adiuvante, perché lo aiuta a raggiungere il suo obiettivo, che è quello di liberare, in questo caso, la persona presa in ostaggio, ok? Quindi può essere anche una caratteristica. Vabbè, in un racconto ci sono le azioni che portano avanti la storia. Intanto, questo è molto importante. In una storia, se non ci sono conflitti, non si va avanti. La storia non va avanti se non ci sono conflitti. Immaginate una storia senza conflitti. Non esiste. Prendete una qualunque storia, che fosse anche Cappuccetto Rosso. In Cappuccetto Rosso ci sono conflitti, no? Il lupo che l'incontro tra il cappuccetto rosso e il lupo, o il cacciatore che uccide il lupo, eccetera, eccetera, sono conflitti. In qualunque storia ci sono conflitti. Se non ci sono conflitti, ovviamente non va avanti la storia, non ci sono accadimenti. Cos'altro? Qui, per esempio, fa un esempio, no? Tre situazioni: un uomo seduto in un bar davanti a una bottiglia di liquore, una donna in casa che piange e un bambino che si aggira per strada. Singolarmente, queste tre situazioni qua significano poco. Se invece le mettiamo in relazione, che succede? Che diventano racconto, fanno parte del racconto. Quindi legandole, per esempio, in questo modo qua, che A è causa di B e B è causa di C. Quindi che A è seduto in un bar. E la donna a casa piange appunto per questo motivo qua, è che il bambino si aggira per strada e quindi è causa di B. Quindi mette in relazione i tre eventi. Senza relazione non ci sarebbero conflitti e quindi non ci sarebbe interesse nella storia. Non so se è chiaro questa cosa un po' più tecnica. Poi parliamo di diegesi e di extra diegesi. La diegesi intanto è il racconto. Quando in un film ci sono degli elementi che fanno parte del racconto, si chiamano elementi diegetici, cioè parte del racconto. Quando invece sono esterni al film, si chiamano elementi extradiegetici. Facciamo un esempio. In un film, per esempio, c'è una radio accesa. Quindi è un elemento che fa parte del racconto. Perché fa parte del racconto? Perché gli attori, i personaggi, la possono ascoltare. Quindi, essendo interna al racconto, è un elemento diegetico. Parliamo invece di, pensiamo a un elemento extradiegetico, ad esempio una colonna sonora. Perché extradiegetico, esterna al racconto? Per il semplice fatto che è un commento successivo che ha fatto la post-produzione del film. Il personaggio non può ascoltare la colonna sonora. Pensiamo al film di prima, a Titanic. La canzone di Céline Dion non l'ascoltano DiCaprio e Kate Winslet. Perché è messa dopo, è un commento musicale. Invece l'orchestrina del Titanic, quella che suona fino a quando affonda, viene ascoltata da chi è all'interno della storia. Non so se è chiaro questa differenza. Quindi parliamo di elementi che fanno parte della diegesi, quindi del racconto, ed elementi che non fanno parte del racconto, della diegesi. Ci sono casi limite, in cui molte volte gli autori si sono divertiti con questa cosa qua, magari di una musica che sembra extradiegetica. Che ne so, che sembra una colonna sonora, e poi invece inquadro, che ne so, un'orchestra che suona, e quindi diventa diegetica, diventa parte del racconto. Non so se è chiaro questo esempio qua. Una musica in macchina, in automobile,
Però dovrebbe essere l'esempio contrario. Ad esempio, ascolti una musica, no? Ed è una musica esterna, è una colonna sonora, poi ti rendi conto invece che quella musica lì viene dallo stereo della macchina. Quindi la musica diventa da extra diegetica, diventa diegetica, cioè fa parte del racconto, per intenderci, per questo volevo intendere. Qualche domanda su questa cosa un po' più tecnica? Qualche domanda? No, grazie. Sta andando tutto con... Sì. La domanda è sulla struttura, equilibrio, squilibrio, riequilibrio. Sì. Vale soltanto per il lieto fine questo riequilibrio oppure è necessario? No. Per... In ogni film c'è un riequilibrio finale. Pensa un prendi un film che ti piace, che conosci e prova ad esaminarlo. Non è detto che la situazione finale, l'equilibrio debba essere piacevole. Magari, che so, c'è una morte, c'è un evento luttuoso, un evento tragico, ma comunque alla fine c'è un equilibrio, c'è una nuova situazione che si equilibra. Ok? Poi molte volte, ad esempio negli horror, quando vogliono fare un sequel, vogliono far capire che continua la storia, che cosa fanno a volte? Che c'è equilibrio, squilibrio, equilibrio finale, e fateci caso, penso a Nightmare per esempio, che finisce con un elemento che va di nuovo a squilibrare la storia. Chi di voi ha visto, che ne so, Halloween, i film di Carpenter, Halloween? Come? Il primo. Vi faccio l'esempio, anche per chi non l'ha visto, la fine è il protagonista, cioè il cattivo, Mike Myers, che è il cattivo, diciamo lo psicopatico, alla fine si vede che cade e tutti quanti pensano che sia morto. Quindi la storia si equilibra perché tutto quanto è finito, c'è il sereno dopo la tempesta, tutto quanto perfetto. Poi c'è un'ultima inquadratura in cui inquadrano fuori dalla finestra e lo psicopatico, il cattivo, non è per terra. Cioè dovrebbe essere morto ma non è lì. Quindi che succede? Perché fanno questa cosa qui? Perché vanno a mettere il seme di un nuovo squilibrio. Perché? Perché ti fanno capire che non è finita. Che infatti Halloween poi hanno fatto il 2, il 3, il 4, il 5 e così via. Però la struttura, bene o male, è sempre quella. Equilibrio, squilibrio, equilibrio finale. Ok? La struttura è più o meno sempre in tre atti. Si è stabilito che, si è visto che, bene o male, tutte le strutture andavano a fare riferimento al fatto che c'erano sempre tre atti, con inizio, parte centrale e fine, con passaggio da un atto all'altro con un colpo di scena. Quindi questo colpo di scena va a determinare lo squilibrio. Quindi c'è un inizio, una situazione iniziale, colpo di scena che va a portare nella parte centrale, quindi peripezie, accadimenti, eccetera, eccetera, porta avanti la storia, colpo di scena finale, equilibrio finale. Questa è più o meno la struttura, determinata, studiata in modo particolare da Sid Field, che per chi studia sceneggiatura è praticamente un must. È un guru, infatti, per chi per qualunque tipo, per qualunque sceneggiatore. Abbiamo molte volte nelle strutture narrative l'utilizzo, per esempio, del narratore. Io consiglio sempre di utilizzare con parsimonia il narratore, perché a volte viene quasi spontaneo mettere questa figura qua, ma è un po' come quando oggi dicevamo il discorso della quarta parete, purtroppo alcuni di voi non c'erano. Bisogna stare attenti all'utilizzo del narratore. Io consiglio sempre di farlo se serve, intanto, soprattutto, cioè di non abusare del narratore, se serve di utilizzarlo, e in qualche modo, avete visto Ovo Sodo di Virzì? Ok, per esempio in Ovo Sodo c'è molto l'utilizzo del narratore, oppure per esempio, vi faccio l'esempio, il film dei fratelli Coen, quello del bullying, Il Grande Lebowski. Chi l'ha visto? Lì c'è per esempio l'utilizzo del narratore, ma è fatto con criterio, è fatto con intelligenza, non è utilizzato per dire cose banali o per rendere ridondante la struttura. In quel caso, per esempio, il Grande Lebowski, si capisce alla fine che il narratore non è altro che un avventore del bar, e quindi un elemento quasi inutile nella struttura, è semplicemente uno sguardo esterno, ok? Che però ha molta importanza poi nella struttura. In Ovo Sodo lo stesso, diventa stile in Ovo Sodo l'utilizzo del narratore. Molte volte io vedo film in cui il narratore è abusato, è utilizzato in maniera...
È una scorciatoia, bravissimo. Cioè, serve a quasi a esplicitare delle cose che il regista o lo sceneggiatore ha paura che non passino dalle immagini o da quello che accade. E quindi questo, diciamo, quando è così, bisogna fermarsi un attimo e capire perché far dire al narratore qualcosa che non passa attraverso le immagini? Non posso fare in modo da far passare queste informazioni con le immagini anziché usando il narratore? Io vi consiglio questo quando scrivete una sceneggiatura. Ovviamente in una storia, in qualunque storia, abbiamo, se non c'è il narratore, c'è la cosiddetta istanza narrante, che è mutuata dalla letteratura. Cos'è l'istanza narrante? L'istanza narrante non è altro che il punto di vista della storia, è un po' lo sguardo della macchina presa, il decidere cosa far vedere allo spettatore e come farlo vedere. Vi faccio un esempio con un'immagine, in modo che ci capiamo meglio, tratta da Quarto Potere, che se non avete visto guardatelo, perché è un must. È sempre il regista che decide o se è indicato nella sceneggiatura? No, è comunque indicato in... Sempre indicato, o a volte... Diciamo che la sceneggiatura suggerisce. Poi molte volte quando si fa il piano delle riprese il regista decide comunque di modificare una cosa. Vi volevo far vedere una scena di Quarto Potere, che ripeto, guardatelo perché è un must. Spero che voi a scuola l'abbiate visto, Quarto Potere. Immaginate che Quarto Potere è stato fatto da Orson Welles quando aveva 25 anni. Cioè, immaginate, genio. Vediamo se la becco questa inquadratura. Sì, no, mi serve un'altra cosa. Allora. Ok, è chiaro quindi cos'è l'istanza narrante? In questo caso c'è sempre l'istanza narrante. In questo caso la sentiamo, la percepiamo proprio, perché è come se in questo caso parla direttamente con lo spettatore. Cioè si rivolge allo spettatore, ti sta dicendo, ti dico io quello che devi vedere. Seguimi e ti faccio vedere quello che ti interessa vedere. Ok? Sta dirigendo in qualche modo lo sguardo dello spettatore su qualcosa, su un elemento. Ecco perché vi ho fatto vedere questa scena di Quarto Potere. Domande? C'è qualcosa che vi incuriosisce? Tanto domande sempre da più o meno da là arrivano. Ecco, infatti lo sapevo. Prendi il microfono prima. Tutte le fasi di post-produzione che abbiamo accennato prima, si parlerà domani o... Non mi ricordo se domani o dopodomani. Abbiamo la produzione, cioè riprenderemo un po' la produzione. Sì, la regia in particolare. La post-produzione, il mestiere dell'attore. Sì. Quindi sarà praticamente dopodomani il discorso della post-produzione, in particolare del montaggio. Va bene, come si pensa? Sì, va benissimo, va benissimo. Tanto la regia è un argomento molto vasto. Ed è finalmente una cosa molto che mi appartiene molto. Ok, quanto abbiamo ancora? 10 minuti. Io onestamente, più che aggiungere altre parole, preferirei più magari, se volete approfondire qualcosa che vi è poco chiaro, che vi incuriosisce, perché abbiamo fatto 6 ore di incontro, quindi secondo me di parole abbiamo dette tante, quindi preferirei più, se volete, tornare un po' indietro su qualcosa che abbiamo detto. Una curiosità, esiste qualche differenza, e se c'è quale, dal punto di vista della struttura, tra la produzione cinematografica americana, hollywoodiana e quella europea, o diverse scuole, che ne so, il cinema francese, il cinema italiano? Cioè la struttura è sempre così ben marcata, evidente, come dicevamo, come dicevi, oppure in alcuni casi la struttura è presente ma in maniera molto più diluita, meno evidente? Beh, intanto la struttura, come vi dicevo, bene o male, se vai a scorporarla, a comprenderla, bene o male vedrete che sarà sempre... Quella cosa, anche il film più all'avanguardia, anche se prendiamo un film della Nouvelle Vague, che ne so, un film di Godard o di Truffaut, o che ne so, vedrete che comunque la struttura è sempre quella, cioè quindi equilibrio, squilibrio, riequilibrio. Bene o male è sempre quello, è sempre quella la struttura. Ma anche se prendete, che ne so, un'opera letteraria, vedrete che... Ovviamente ci sono stati autori che hanno cercato in qualche modo
di innovare, di sperimentare. In particolare vi citavo la Nouvelle Vague, perché ovviamente la Nouvelle Vague si impose di infrangere le regole, di riscrivere quasi il linguaggio. Ovviamente partendo, questa è una cosa importantissima che consiglio anche ai registi, molte volte sento persone che dicono: no, ma quella regola non è importante, ma devi conoscerla in qualche modo. Cioè, se io voglio come regista infrangere una regola, intanto la devo conoscere. Quindi vi faccio l'esempio di Godard. Non è che Godard, così per divertirsi, infrangeva le regole, lo faceva conoscendole prima di tutto, perché se non le conosco non le posso infrangere. E quindi sono d'accordo sul fatto che magari, poi parleremo ad esempio dello scavalcamento di campo, posso infrangere una regola, ma intanto conoscendola. E ci sono migliaia di esempi appunto, dicevamo prima, Godard, per esempio, è quello che ha inventato nel montaggio, poi lo vedremo, ha inventato il jump cut, cioè destrutturare la struttura, classica di montaggio, tagliare delle parti che si ritengono meno interessanti e quindi fare dei veri e propri salti di montaggio, poi lo vedremo con degli esempi pratici. Oppure il discorso di guardare in macchina. Nei film di Godard spesso vedrete che quasi senza motivo l'attore si guarda in macchina da presa e parla direttamente con lo spettatore, quindi quasi come provocazione, quindi infrangendo una regola fondamentale che è quella guardavamo insieme oggi, del non infrangere il discorso della quarta parete. E quindi in quel caso Godard lo faceva quasi come provocazione, faceva guardare in macchina magari l'attore, mi viene in mente ad esempio Fino all'ultimo respiro, dove c'è il protagonista che a un certo punto mentre sta guidando si gira verso la macchina da presa e beffardamente guarda in macchina da presa, che è una cosa, ripeto, che ti direbbero in qualunque scuola di cinema non si fa. Però in quel caso lui conosceva la regola e ha deciso deliberatamente di infrangerla, perché voleva in qualche modo, la Nouvelle Vague si proponeva di riscrivere in qualche modo il linguaggio cinematografico, di fregarsene nel linguaggio cinematografico, di riscriverlo, di sperimentare. Quindi non so se ho risposto alla tua domanda, però Sì. bene o male di base comunque la struttura è sempre quella. Una struttura in tre atti in cui c'è un inizio, uno sviluppo, una parte centrale, per lo sviluppo intendo una serie di accadimenti senza i quali ovviamente non ci sarebbe storia, dei conflitti e alla fine una risoluzione in cui si ristabilisce un equilibrio nuovo. Ci sono comunque dei tempi precisi in cui Beh, avvengono queste bene o cose. male, nella struttura sì, ci sono dei tempi precisi, ci sono. Diciamo bene o male, si stabilisce quanto dura il primo atto, quanto il secondo atto e quanto il terzo Forse atto. mi riferivo a questo, dico se questi tempi sono sempre e comunque rispettati Diciamo che bene o male o in sono. alcuni casi vengono In linea di dilatati. massima noterai che vengono sempre rispettati, perché comunque abbiamo una prima parte in cui, che utilizziamo nella storia per presentare i personaggi, i luoghi. E qual è la mission del protagonista? Dopodiché c'è la serie di accadimenti, e poi c'è la risoluzione, la parte finale in cui praticamente la mission viene compiuta in qualche modo. Okay? Al di là del lieto fine o meno, ma in cui si ristabilisce un equilibrio. Ma ripeto, prendete una qualunque opera letteraria, vedrete che c'è sempre questa struttura anche in un'opera letteraria. Bene o male, c'è sempre la struttura in una favola, ovunque c'è una struttura in cui alla fine c'è un equilibrio, un riequilibrio, diverso da quello iniziale ovviamente. Difficilmente in un film vedrete che viene ristabilito l'equilibrio iniziale. Siccome accadono delle cose, si stabilisce un equilibrio finale che è diverso da quello iniziale, è un altro equilibrio, ma comunque è un equilibrio, un riassestamento, diciamo così. Tu vuoi dire qualcosa? Sì, come no, assolutamente. No, lo so benissimo che ovviamente in 3 giorni non è che si può più di tanto. Io sto cercando, mi piace stimolare in voi, mi piacerebbe stimolare in voi la curiosità, di approfondire poi ulteriormente e magari di farvi fare anche qualche prodotto filmico, perché no? Di farvi sperimentare, di farvi fare qualcosa di vostro, sia come scrittura che. In Magari di termini frequentare altri corsi, amatoriali, di apprendere altre cose. sì, in termini amatoriali io faccio tante cose, Come, però scusa? in termini amatoriali faccio tante cose, però Però non non parliamo è il mio di. Non lavoro. diciamo Sì. No, amatoriale come una cosa da buttare via. Fatto con amatoriale dignità nel senso che ci anche. metto tutto l'impegno del Appunto, mondo quello è per cercare. l'importante.
Ma per, sai per quale motivo? Molte volte anche le compagnie, io ho visto compagnie amatoriali che fanno delle cose fantastiche. Cioè non è detto che il termine amatoriale sia sempre da buttare via. Sì. Se le cose vengono fatte con dignità, comunque con criteri, non bisogna vergognarsene, non bisogna buttarle via. Oggi ho fatto vedere, così chiudiamo con questa cosa, oggi ho fatto vedere agli altri, io parto sempre da questo, ho fatto vedere la pellicola cinematografica, che ormai è in disuso, ormai praticamente è in pensione quasi, però magari ve la faccio vedere anche a voi. Diciamo che questo qua, prima di Piuma, era il sogno di qualunque regista, arrivare a girare in pellicola. Guardatela così. Ovviamente questa è una pellicola vergine, ormai inutilizzabile perché siete esposta alla luce, quindi ormai è inutilizzabile. Però sappiate che qualunque film andate a vedere al cinema è girato con quel tipo di pellicola lì. È di formato 35 mm. Ancora oggi ce n'è qualcuno? Beh, no, ce sono parecchi ancora oggi. Anche se pian piano stanno in disuso. Diciamo che guardando quella pellicola lì noterete il discorso che facevo prima della parentela che è il cinema con la fotografia, perché per chi ha scattato in passato in pellicola noterà una certa somiglianza tra i rullini fotografici e questo tipo di pellicola qua, quindi già questo vi fa capire quanto ci sia parentela tra la fotografia e il cinema. Ok, quanto abbiamo di tempo? Saluti. Saluti. Ciao. Allora. Ciao a tutti quelli che ci hanno seguito da casa, scusatemi se sono stato magari poco chiaro in alcune cose, comunque cercheremo di approfondire domani, dopodomani, gli altri aspetti nello specifico della produzione cinematografica. Cioè, quello che per esempio lui ha detto, noi l'abbiamo fatto in un anno a scuola. Vedi. Tutto questo l'abbiamo fatto in un anno. Ed è stato comunque bello approfondire. Noi ci torneremo, per esempio, noi torneremo giovedì con la scuola dell'audiovisivo, sì. È stata una bella esperienza. Io infatti volevo ringraziare sia chi è venuto oggi stamattina, chi oggi pomeriggio, chi perché a scuola non poteva venire, però so che era abbastanza interessato e quindi molto probabilmente giovedì ci sarete dell'audiovisivo di Trani. E volevo ringraziare anche tutti quelli che erano in diretta streaming, che ci hanno comunicato che erano 162, wow. Quindi insomma vuol dire che ci seguono anche se non sono qui a Trani, quindi va bene anche così, vuol dire che è un progetto che interessa. Grazie a tutti, ci vedremo domani mattina con l'argomento. Ma possono interagire i 100? Possono mandare messaggi? Non credo. No. No, perché bestemmie. Vanno No, bestemmie no. Possono seguirci senza sui social tranquillamente. Ah, quindi magari potete commentare su Facebook come è andata la giornata, che pensate. E Vito si assumerà tutte le responsabilità. Bravo. E invece domani tratteremo domani mattina la produzione cinematografica. Poi se vuoi potrei incominciare ad accennare già sulla regia, perché non penso che un pomeriggio ce la faremo a trattare di regia, quindi accennandolo già un po' la mattina e riprendendo poi il pomeriggio. E poi invece l'ultimo giorno, giovedì, avremo il montaggio e la post-produzione la mattina e il pomeriggio il mestiere dell'attore cinematografico, che non ci dispiace, come già gli accennavo, se ci farà un resoconto dei vari metodi anche di recitazione, giusto per fare un po' di paragoni fra i vari metodi che si utilizzano al giorno d'oggi, ma anche quelli passati. Sì. Grazie mille a Vito e ci vediamo domani. Grazie.